A 50 anni dall'alluvione di Firenze, una mostra organizzata dall'Accademia delle Arti del Disegno e dall'Opera di Santa Croce prende in esame l'inedito rapporto tra la tragedia e la produzione artistica di quel periodo. A opere sopravvissute da riscoprire, quali le sculture di Gaetano 39, si affiancano esempi coevi e posteriori all'alluvione, mentre una bacheca evoca la forma del crocifisso di Cimabue. Cristina Cidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno. L'allestimento così drammatico, giocato sulle tinte del grezzo e del nero, evoca proprio quelle cromie, quelle atmosfere. In realtà le ricordiamo tutti bene, chi c'era, cupe e angosciose, dalle quali però è nato il grande riscatto del patrimonio culturale. La mostra, che si intitola Da Cimabue in qua, vuole anche ricordare che ci sono ancora numerose opere dei cosiddetti ultimi che ancora attendono di essere restaurate. Un vivo ed eloquente tessuto artistico che è il lascito in termini di sculture o pitture o disegni dei nostri predecessori e che è nostra speranza e intenzione continuare a recuperare con un lavoro lento e tenace che si svolge dietro le quinte, ma che è comunque doveroso nei confronti del nostro patrimonio artistico.